cielo della sud. Siamo in tanti naviganti e non ci siamo mai persi, anche sui campi diversi. Se sali a bordo anche tu, noi porteremo in Europa il grande cuore dell'assù. Il grande cuore dell'assù. Vorrei avere un'altalena blu cerchiata per dondolarmi su e giù, per fare Tarzan Scheletro immutato dunque per la Samp 87-88, niente spese pazze visti i lavori di ristrutturazione che hanno portato lo stadio di Marassi ad essere un vero e proprio cantiere ed in previsione di cospicui mancati incassi. Gialli, appetito da tutte le grandi, in particolar modo dal Napoli, resta a Genova, mentre i volti nuovi sono quelli di Fulvio Bonomi, di Marco Branca e pensate un po' di Gianluca Pagliuca, 20 anni, acquistato dalla Primavera del Bologna per una cifra irrisoria. Gran colpo.
una stagione strana, partita alla grande con sogni di scudetto fino alla fine del girone d'andata, allorché in un vero e proprio pantano a Marassi un certo Diego Maradona affossava al 90esimo con un beffardo pallonetto i sogni di gloria blu cerchiati. Da quel momento sguardo rivolto alla Coppa UEFA e alla Coppa Italia, che verrà conquistata per la seconda volta dagli uomini di Boscov ai danni di un coraggioso Torino in una bella doppia finale. Saluto a Filippo e via, c'è già chi ti aspetta là, nel cuore di un'altra domenica, nel cuore della città. Comunale risolve la prodezza di Fausto Salsano, si torna in Europa e questa volta per restarci un po' più a lungo. E noi che dall'alto guardiamo giù. Stagione 88-89, si mira di nuovo allo scudetto, che resta però ancora una chimera. Buona la campagna acquisti con gli innesti dello spagnolo Victor Muñoz da Barcellona, Beppe Dossena, già fulcro del centrocampo torinista e udinese, e Amedeo Carboni, giovane promessa da Parma, vigoroso terzino di fascia. Frettolose le partenze di attaccanti come Branca e Ganz, che poco legavano con Boscov. Il campionato è quasi la fotocopia dell'anno precedente, con la sola differenza che al comando della classifica al posto del Napoli c'è l'Inter Panzer di Matheus Breme e Giovanni Trapattoni. Le coppe regalano soddisfazioni ai tifosi, i blucerchiati arrivano trionfalmente alla loro prima finale europea, ma a Berna la Coppa delle Coppe viene vinta dal Barcellona. Numerose comunque le attenuanti per i doriani che sono scesi in campo in Svizzera in condizioni rimaneggiatissime. Ma la Samp rimane sempre squadra copetera, come la definiva Bosco. Pochi giorni dopo attenua la delusione, matando il Napoli nella finale di Coppa Italia. Il terreno è stato ben seminato, è giunta l'ora di raccoglierne i frutti.